Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio parlare della nuova testata che parte da Invisible Ironman numero 4, ovvero International Ironman. International Ironman, possiamo vedere la copertina ad opera di Alex Maleev, quindi torna la coppia delle meraviglie, ovvero una delle coppie che è riuscita a farmi uno dei cicli più belli di Daredevil, anche quello sono riuscito a recuperarlo abbastanza di recente, lo sto a parte leggendo, quindi torna una delle coppie artistiche, un duo artistico veramente con i controcazzi, ovvero Brian Michael Bendis e Alex Maleev ai disegni. Quindi è un team artistico della Madonna che spero che mi dia veramente tanto. La copertina di Alex Maleev è eccezionale, vediamo appunto Tony Stark con le donne del momento, ovvero quella che dovrebbe essere Mary Jane, se non sbaglio, no, vabbè, o è Mary Jane o è il computer, e l'altra che è invece Cassandra, la protagonista assoluta di questa prima storia. Quindi una copertina molto molto bella e molto interessante. Ora vi dico subito una cosina che mi ha un attimino stranito. Allora, International Ironman, questo titolo sembra che Ironman dovesse spaccare il mondo, dovesse andare in giro per il mondo, fare missioni, fare chissà che, un titolo che non c'entra un cazzo con la storia. Perché? Su International Ironman si va a parlare di un argomento tirato fuori dalla run di Kieron Gillen e di Greg Land, appunto sull'Ironman di Marvel Now. Ovvero, in quella tremenda, orribile run, cos'era successo? In un primo momento Ironman era andato nello spazio perché doveva essere inserito praticamente nei Guardiani della Galassia. Quindi il nostro Kieron Gillen, in una maniera abbastanza orrenda e orripilante, aveva fatto andare il nostro Tony Stark Ironman nella galassia e lì gli erano successe di cotte e di crude. Poi a un certo punto si era fatta una parte con le origini segrete di Tony Stark. Si era scoperto che Tony ha un fratello, ovvero Arno Stark, e che Howard Stark e sua madre non erano i suoi genitori biologici. E da lì era stato chiuso il ciclo senza dirci chi sono i genitori di Howard Stark. E International Ironman, appunto, scritta da Bendis e disegnata da Maleev, ci rivelerà chi sono i genitori di Howard Stark, o meglio, la ricerca di Tony Stark dei suoi genitori. Quindi in questa prima storia, in queste prime due storie, perché in questo album ci sono le prime due capitoli di International Ironman, noi vediamo dei flashback dove Tony Stark è giovane con i capelli lunghi e vediamo che tutto è correlato a una certa Cassandra Gillespie, ovvero una ragazza che lui conosce quando è giovane e che nel presente invece, quindi c'è la sceneggiatura doppia, ovvero presente e passato, dove noi vediamo appunto il rapporto di Tony Stark con questa ragazza, con questa Cassandra. Questa Cassandra sembra conoscere l'identità dei genitori biologici di Tony Stark, ma non glieli vuole rivelare. Già quando era ragazzo lui aveva avuto un rapporto con Cassandra, le loro famiglie erano tutte e due benestanti, ma la famiglia di lei era fatta un po' da spie. Howard Stark collaborava già con il governo, quindi il papà di Tony era già un po' con le mani in pasta dappertutto, anche con lo SHIELD, con il governo, con quelle cose lì, e ci sono stati un po' dei casini tra le loro due famiglie, quindi si comincia già a vedere l'ambigua storia tra questi due personaggi già quando erano giovani. Nel presente invece noi troviamo un Iron Man già dalla prima vignetta che ne ha prese di santa ragione appunto dagli uomini di Cassandra, e che appunto, vedete, qui si trova sottomesso a tutti questi robot, e si comincia appunto a parlare del fatto che Cassandra sappia chi sono i genitori di Tony Stark. Non vuole che lui vada a mettere il naso negli suoi affari, praticamente, perché c'è una cosa appunto di rivalità tra le due famiglie, tra gli Stark e Gillespie, che viene un po' fuori. E appunto questa Cassandra sembra essere un personaggio molto importante per capire le origini del nostro personaggio. Questi primi due numeri promettono molto molto bene, la storia mi ha intrigato, però aspetto ancora a dare un giudizio, a leggerne delle altre. Non vorrei mai che mi facesse la stessa tracotanza di Daredevil, che nel primo numero un pochettino mi era andato giù, dal secondo numero mi ha fatto un crollo incredibile con la trama. Quindi Daredevil, ho detto nel primo numero che era leggibile, nel numero due mi è cascato giù. Quindi non voglio più fare queste brutte figure con voi iscritti, e voglio dare un po' di respiro agli albi prima di darvi un voto. Quindi questa prima storia, queste prime due sembrano interessanti, soprattutto per il rapporto tra questi due personaggi. Vediamo cosa ci dirà Bendis andando avanti. I disegni di Maleev sono una cosa incredibile, io su Daredevil li ho adorati, anche su Iron Man, International Iron Man, rendono veramente veramente bene. Un disegnatore che ha un tratto molto scuro, molto pulp, molto
come dire, molto cupo, quindi su Daredevil secondo me hanno reso tantissimo per quel motivo lì. Iron Man ha un respiro un po' più solare, è un personaggio un po' più allegro, un po' più appunto solare, quindi secondo me Maliv rende un po' meno su Iron Man, però il suo tratto è comunque eccezionale, quindi come lui ricrea i volti, le espressioni dei volti, ha proprio una magia tutta sua. Io Alex Maliv lo adoro, quindi è una cosa mia personale, quando disegna una storia Maliv io sbavo praticamente dall'inizio alla fine della storia. Poi quando lo vedo su una storia di Bendis mi viene sempre in mente Devil e li leggo sempre molto, molto, molto volentieri. Poi c'è da dire che questo team artistico ha fatto tutte storie abbastanza belle, perché ha fatto Spider-Woman, una run di Spider-Woman che ho e che devo leggere, ma che comunque presenta bene. E poi Moon Knight, che non ho purtroppo e che probabilmente mi recupererò. Quindi questo primo albo promette bene, speriamo che duri così, e quando ne uscirà un altro insomma vi dirò cosa, se è promosso, se è bocciato. Per il momento è un ni. Anche qui fatemi sapere se l'avete già letto, cosa ne pensate qui sotto nei commenti, chiedetemi di chiarimenti, chiedetemi qualsiasi cosa a riguardo che io vi rispondo. Il mio canale è nato soprattutto per i vostri commenti. Condividete tantissimo le mie recensioni per far conoscere tanto il mio canale, iscrivetevi e invitate i vostri amici ad iscriversi per essere sempre aggiornati sul mondo della nuovissima Marvel e di tante altre case editrici italiane e straniere. E passate anche dalla mia pagina Facebook se volete, anche là posto quello che penso sui fumetti, i miei acquisti, eccetera eccetera. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi.